Quello che vedete al mio fianco è un accumulo tecnico da 290 litri, marchiato ITS e costruito da un'azienda trevigiana che si chiama Alisios. Noi tecnici lo chiamiamo anche puffer. Nel contesto domestico il suo compito è semplicissimo: accumulare acqua calda o fredda, quella che noi definiamo tecnica, ovvero quella che serve per riscaldare, raffrescare ed umidificare i tuoi ambienti domestici. Inserirlo in modo intelligente all'interno di una soluzione efficace di riscaldamento e climatizzazione non è affatto semplice. E il nemico numero uno di questo accessorio fondamentale, se vuoi arrivare ad essere più energeticamente indipendente possibile, è uno solo: il vecchio modo di fare. Non c'è una legge vera e propria da seguire per installarlo. E sui libretti di uso e installazione delle pompe di calore, quelli che teoricamente ti indicano come potresti inserirli nel circuito, sono comparsi pochi anni fa. Ma ora spostiamoci sul lato teorico e con un paio di numeri semplici voglio condividere con te l'importanza fondamentale del puffer. Come ti accennavo, c'è un vecchio modo di fare e un nuovo modo di fare. Nel vecchio modo di fare, sostanzialmente, dalla pompa di calore la mandata dell'acqua calda andava direttamente negli impianti o nell'accumulo di acqua calda sanitaria. Attenzione, do per scontato, questo è un vecchio modo di fare, ma comunque già con un impianto sulla carta fatto bene. Perché ancora oggi mi capita di vedere macchine dedicate solo al caldo e al freddo e altre pompe di calore dedicate all'acqua calda sanitaria. E perché è semplice, di base non sanno progettare le centrali termiche, hanno macchine scadenti, ma piuttosto di dirtelo, siccome quelle macchine costano poco, devono per forza integrare la produzione di acqua calda sanitaria con altre pompe di calore. C'è anche un'altra versione, semplicemente non lo sanno fare, però cosa vuoi? Il mondo è vario, è bello anche per questo, ma in questi casi rischiamo, tu rischi di farti molto molto male se la scelta viene fatta male, viene sbagliata. Sostanzialmente il vecchio modo di fare, macchina che spinge o sull'impianto o sull'acqua calda sanitaria e poi nel ritorno, ok, questo è il ritorno dell'impianto, veniva inserito il famosissimo puffer, il serbatoio di acqua tecnica. Perché? Perché soprattutto nelle fasi estive, ma anche nelle fasi invernali, la macchina ha bisogno di respirare, ha bisogno di un accumulo, ha bisogno di un polmone e un piccolo accumulo sul ritorno sostanzialmente salvava la vita alle macchine. Qui per calcolare la dimensione di questo accumulo se ne sprecano, se ne sentono di ogni tipo, numeri, formule, misure, ogni costruttore ti dice la sua. Non mi interessa, non ci vado neanche dentro, è un argomento che proprio non mi tocca minimamente, ma ti posso dire: questo circuito funziona? Sì, se hai case piccole o comunque se le cose vengono fatte con estrema attenzione può anche funzionare, ma non è il top, non è quello che ti serve se tu vuoi puntare ad una casa altamente performante ed altamente efficiente e ti vuoi avvicinare all'indipendenza energetica. Perché sostanzialmente questo impianto ha un difetto, che quando la macchina va in sbrinamento o quando la macchina si concentra a fare acqua calda sanitaria, l'impianto rimane senza spinta di energia. Se la mia pompa di calore si concentra a fare sbrinamento o si concentra a produrre l'acqua calda sanitaria che mi serve, ovviamente essendoci una pompa dell'acqua solo che spinge, questa è una valvola a tre vie, mi chiude il circuito e la macchina deve sbrinare, deve sottrarre calore all'impianto per funzionare. Ecco perché sostanzialmente il puffer la fa respirare. Ma nel vecchio modo di fare, se io ti tolgo per esempio la macchina un'ora dal riscaldamento a pavimento, bene o male non te ne accorgi, non crei grossi problemi se l'impianto, la casa, l'involucro e tante altre cose sono fatte bene. Ma d'estate, se io ti tolgo la macchina a lavorare dalla fase di raffrescamento, di deumidificazione, te ne accorgi dopo 10 minuti, perché sostanzialmente inizia subito ad aumentare l'umidità all'interno delle stanze e cominci già a percepire discomfort. Quindi questo sistema, più la casa è grande, meno è efficiente. In realtà è un sistema obsoleto, è quello più semplice che trovi nei famosi libretti di istruzioni delle macchine orientali, ma è quello
al quale la maggior parte dei tecnici sono affezionati. C'è un motivo principale, c'è un perché. È il modo più economico di fare gli impianti, punto. Siccome la maggior parte dei tecnici in realtà non gliene frega niente del tuo comfort, delle tue bollette, del tuo avvicinarsi all'indipendenza energetica, ma gli interessa solo fare impianti economici che costano poco perché nella loro testa credono che la soluzione sia questa, io non posso fare altro che informare a chi mi chiede spiegazioni e chi ne spiega i motivi, ma questo modo di fare, il vecchio modo di fare, nelle centrali termiche che consiglio il progetto, è assolutamente no. Ricorda, se vuoi scoprire come ottenere il massimo dai tuoi impianti domestici ottimizzando il budget senza accettare compromessi, clicca nel link che trovi sulla descrizione del video e richiedi la mia analisi telefonica. Per oggi è tutto, un saluto.